Confido in te, veramente. Oddio! L'ha già distrutto. Oddio! La botta, oh! La lamato! Fermi! Ma raga! No, vabbè! No, vabbè, è troppo forte, Alice. Cioè, già, sposami! No, nel senso, volevo dire. Sposami! Andiamo avanti! Ragazzi, il secondo episodio con la mia ex compagna delle medie. Ragazzi, ora sono mutato. Ve lo dico. Ho detto che voi siete pro player intanto, quindi perché non lo per siamo? No, in realtà non lo siete, a parte no, neanche Poa. Comunque, ragazzi, gli ho detto che voi siete pro player e li sfideremo io e lei contro voi tre. Ma ragazzi, c'è una cosa molto importante, che voi dovrete lasciarmi vincere e fare una bella figura con Alice, ok? Tanto bellissimo, comunque. Bene. Non penso, forse batterei te, Panino, ma non gli altri. Quindi, allora, fermi tutti, abbiamo 4 round in box, 4 round in build fight normalissimo. E ragazzi, allora, ho un'idea. Facciamo così, primo round dovete tipo distruggerla e distruggerà veramente tanto. Poi uno contro tre morite. E già da lì iniziamo a far capire chi comanda. Va bene, lei inizia a gasare. Guarda come vuole fare il grosso fare davanti a una donzella. Sì, ragazzi, fidatevi, andrà tutto secondo i piani. Comunque, eccoci qua, Alice. Nel mentre ci siamo già organizzati con te, Alice, per fare appunto questa sfida incredibile. Che adesso andremo a fare 4 round in box, 4 round in bill fight. Alice, te lo dico, sono pro player, ma li batteremo. Alice, diamo il via a questa incredibile sfida. Allora, direi di magari provare a dividerci. Inizialmente tentiamo una cosa più tosta, in cui io vado contro tutti e te invece... Vabbè, oh, è fortissima Alice, ragazzi, okay. Ma che cacchio, mi ha aperto! Bravissima Alice, che potrebbe in realtà... E io ho aperto non lei! Non ci credo! Oh, porca vacca, ragazzi! Ho alterato Alice! Oddio! No! Oddio! Allora, fermi tutti! Mi sta dicendo che abbiamo già vinto. Ma vado tutto Alice praticamente. Cosa ti sto a restare? Io abbiamo già atterrata, posso dirlo. Ok, vabbè, mi rigenero, abbiamo già vinto noi. Si è buggata la mappa. Comunque, ragazzi, sono andate un po' le cose contro i piani. C'è Alice che è troppo forte, raga. Cioè, più forte di quello che hai imparato da qualcuno? Ragazzi, ma no, non hai visto Poa, ha detto adesso il più forte. Comunque, cioè, ragazzi, io direi facciamo dei fight normalissimi. No, che quelli di prima non lo fossero, nel senso, boh, Alice non avevo detto nulla che mi potesse andare contro. I fight di prima. Fermi. Ok. Oddio, tutto ferro. Alice, hanno uno di vita. Il panino e tutti gli porca altri. Porca troppa. Allora, Alice l'hai killato? Ragazzi, distrutto. No, distrutto Alice. Okay. Dov'è Alice? Stai attento Alice. Ok. Ragazzi, qua è molto molto tosta la situazione, è molto brutta. Allora, Alice, ora guardami, perché sarà molto importante. Oddio, guardarmi. Sarà molto importante. La città utente, sì. No. Oddio, no, come hai visto, uno l'ho distrutto Alice. Sì, è molto importante. 200! Fermi. Fammelo confermare. Allora, raga. Oh mio Dio, Ferro, ma sei fortissimo. Oh, mamma mia. Fermi tutti. Alice, qua voglio fare la vita, voglio fare una cosa incredibile. Vado! No, sì! No, sì! È un vero uomo, Alice, dove sono un uomo! Aiuto! Sì! E uccido pure l'ultimo e vinta un'altra! Piccolo pure lui Alice, no, ce la farò! Vabbè, non sì, ne abbiamo vinta un'altra! Comunque ragazzi, terzo round, ve lo dico che... Allora Alice, ora è molto seria veramente la questione, quindi... intanto vi dico già che dopo di questa partita, ragazzi, faremo sfidare Alice. Aia. Porca! Potrei essere morto, però Alice, provaci, sì! Vai, distrutti tutti! Oh cavolo, sono forti veramente allora. Allora, senti Alice, stavo dicendo, dopo di questa toccherà te da sola contro di loro, e sarà abbastanza complessa come cosa, ma non ti devi preoccupare, perché... Oh, ma distrutto! Oh, mi è 200! Mi è arrivato da dietro quel brutto personaggio schifoso teschio! E se decido anche io, Alice! Porca vacca, sì, ma vabbè. Che infame, che cavolo hai detto? Boh, non mi stai facendo far brutta figura. No, no, sei tranquillo! Volatene fuori da questo server. Ok, Alice, non è successo nulla, stai tranquilla. Ragazzi, stiamo aspettando il panino, anche se io vorrei sfidare la mia grande, bella ragazza che mi piace, Alice. Ah, comunque, è già la tua ragazza? Allora, no, intendevo questa ex. Ti monta la testa, medie. Ragazzi. Comunque, signor Best la deve andare a pushare. No, non vale questa ma tecnica che pusha, con lei. È forte quella, no, ok, però deve comunque pusharla. Comunque, ragazzi, vedremo Alice fare due fight contro ogni membro del nostro team, ragazzi. Ovviamente, tranne me, perché da gentiluomo che sono. Ragazzi, mamma comunque, mia, che botta! Secondo me, Ferro, non la vuoi fare con lei perché sai che ti scassa. Potrebbe essere, questa cosa mi inizia a far paura perché, ragazzi, sto vedendo che ha una mira mostruosa. Ok, che è il panino Best. E ok, che l'ho vista un attimo editare. Buildare non è fortissima, ma ragazzi, c'è una mira che è mostruosa. C'è una mira che. Ma solo headshot! Fermi, pure il panino, oddio, però! Non ci credo il panino! Non ci credo, ragazzi. Primo fight vinto da Alice. Comunque, ragazzi, è una bella sfida tra di loro, Secondo round, ragazzi, ora siete in una casa, ragazzi. Quindi mi raccomando, attenti e non fare scherzi. Il panino è già scappato. Esatto, è vero. Scappato proprio a gambe levate. Allora, comunque, ora stiamo osservando Alice, finalmente, che non osserviamo quel cavolo di panino che se ne scappa. Alice, fallo cadere.
Potresti anche spaccargli tutto e farlo cadere. Vai, vai, vai. No, non può farlo. Sì, 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 che può farlo. Gliel'ho detto io. Sì, no, Alice. È una jump. Ah, non dirmi che l'ha utilizzata già. Ma che cavolo, ma è un panino schifo. Non l'avevo utilizzata invece. Vai, Alice. È tutto nelle tue mani. Oh, cavolo. Però occhio, sì, però buono. Non sembra, ma il panino sa comunque giocare. Soprattutto Alice. Ma beh, aspetta. Un po' di fortuna. Oh, che buono. Ragazzi, ma è la regina dei flick, la Alice. Scusatemi, la mia ex compagna delle medie. Ok, fermi tutti, ragazzi. Appunto. Porca vacca, ma ti ha avvistato? Ok, sì, vabbè, un miss, ma Poe non è che siamo avvistati. Tutti forti come Poe oggi. Vabbè, comunque, fermi, fermi, guardiamo Alice. Sì, attenzione. Comunque adesso sta tryhardando, ragazzi. Non è vero? È lì, sì, con l'asciugamanino, sì, e la power. Sì, sì, ok. Fermi, sì. Oh, che oddio, brutto. Oddio, 1-1, ragazzi. Potrebbe prevedo essere un 1-1. Potrebbe essere come potrebbe essere sempre 1-0. Alice, curati, no. No, non cadere. Che cavolo sto vedendo? Okay. Alice, fermi, non morire. Siamo all'ultimo momento del round. Attenzione, no. Let's no, go, no. Uno pari, ragazzi. Però ragazzi, ormai dobbiamo lasciargli fare anche il terzo round. Chi vince questo vincerà tutto. Alice, confido in te, veramente. Oh, Dio. L'ha già distrutto. Oddio, la... Oh, l'ha matato. Fermi. Ma ragazzi, no vabbè, no vabbè, è troppo forte Alice. Cioè sposami tu. No, nel senso, volevo dire, sposa me. Andiamo avanti. Comunque raga, nel mentre Alice mi ha scritto quanto cavolo sono forti i tuoi amici. In realtà non col cavolo, però ha scritto quanto sono forti i tuoi amici. Effettivamente, ma un round l'ho battuta, ma ha appena fatto un complimento a Best, perché ha appena combattuto contro Best. Ok, sì, tranne il panino ha scritto anche, quindi è così, quello fatto era bene, giusto. Ha detto bene. Comunque intanto a me non mi aveva ancora fatto aspettare. Ragazzi, stiamo entrando per aspettare. Fermi tutti. Ci siamo ragazzi. Stiamo vedendo Ref, combattere. Ragazzi, buonasera. Come siete messi? Ha tirato pure una bella laserata, Ok, a chi? Alice, ci sono lei, Ref lo vedo troppo cattivo, però. Ma è una ragazza, Ref è una donzella. Ma ci vada un attimo più con calma pure lei, signore. Ok, Pizzo. Però combattete comunque, combattete, perché comunque voglio vedere un po' di fight. Quindi, ma vai a pushare. Ma se ne sta su, ragazzi. Ma che è fallito, cagliari, fallito. Ma sì, ma pusharla non intendo che per forza mi distrugge. Ma almeno scendere un attimo, poverina. Cioè, ok, perfetto. È iniziato il fight vero e proprio in questo momento. Io vorrei, oddio, col piccone in mano, sì, sta. Oh, porca vacca, ok? Perfetto. Ok, sì, penso che diciamo che Refe sia abbastanza più forte. Comunque vediamo, ragazzi, proseguiamo, proseguiamo. Oh! Oddio! Fermi! Oddio! Fermi! La ribaltata! Oddio! Ragazzi, per uno di Refe. Ok, che tu all'inizio ci stavi giochicchiando, però ti stava laserando, quindi stai attento adesso. Ragazzi, secondo round, anche se qua ho abbastanza capito come andrà a finire la situazione. Allora, nel mentre però stiamo aspettando tutti, vero? Sì, sì, ci sono. No, perché io vedo solamente due che aspettano. Panino, dov'è lei? Non lo so perché, ma sono in partita. Fermi! Che cos'è successo tutto d'un tratto? Però ha vinto Ref, ok? A 198 di danni ti aveva fatto, però. Mamma mia. Comunque, ultima sfida, ragazzi. Poa contro la mia Alice. Cioè, Alice. Sarà la una mia sfida Alice, molto tosta. No, firmi. Mi ha scritto un messaggio. Voglio vederti te giocare contro di Poa. Ok, arriva. Il primo che arriva ai tre vince. Ok, mi piace questa cosa, anche se ho un po' paura pure io. Va bene, però accetto la sfida, Alice. Ok, ragazzi, che la sfida tra i due colossi abbia inizio. Sì, io diciamo che sono un colosso, anche se me lo dico forse solo hai visto un balcone. Sì, ma perché guardate che i colossi, cioè nel senso, missare fa parte del pro player. Dell'essere colosso. Se uno riuscisse a beccare ogni colpo, non sarebbe un pro player, sarebbe illegale. Questa è una cosa ben diversa. Il pro player è anche saper accettare il rischio di perdere, ma riuscire sempre. Un pro player è uno che non se lo dice che è un pro player, ok? Avete finito di dire cosa è un pro player, per favore? Sì, ci avete ragione pure voi. Fermi, no, 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 no. Allora, questa è una sfida molto complessa, dice. Quindi in questo momento tryharderò. Scusami se non parlerò tanto di te, se non dirò delle belle caratteristiche tue. Te le dico io. Però sai, allora, che non sai proprio rivorchiare. Hai davvero una bella faccia. Vabbè, ma che cosa vuol dire? Neanche mai l'hai vista tu. Fermi. Sì, no, sì. Alice, però ti posso dire che non sarò bravo a rivorchiare come dice Refe, ma sono molto molto forte su Fortnite. Secondo fight, ragazzuoli. Secondo round. Qua vedo Poe incavolato che In verità no, sai che sono un botto peggiorato nelle ultime settimane. Sei un bot, sì, e basta. Si sta notando questa cosa, signor Powax. Cioè, Poe non riesce a fare un hit a ferro. Sì, perché Alice, diciamo che io riesco tranquillamente a dominare sui miei amici. Cioè, domino i miei amici, quindi lo posso chiamare Powax. Tu Poe fino ad adesso, sì, almeno sì. Forse su Powax, sì, è più facile. Comunque, l'ultima volta che abbiamo fatto 1v1 io e te, ferro, ho vinto io, sbaglio? No, non è mai successa questa cosa, neanche proprio lontanamente. Vabbè, comunque, signor Poe è davvero diventato. Non rompa scarso le scatole. Non ho ancora l'asciugamanino, stai zitto. Sì, ma zio, asciugamanino no, poi comunque.
Oddio, stai zitto, Ferro. Ok, ma tanto ragazzi. No, ragazzi. Brutta. Aiuto. Oh, porca vacca. Allora, Alice, dimostro che nulla. Nulla hai mai perduto. E con 5 di vita mi porto a casa pure il secondo round. Fermi tutti, ragazzi, mi ha scritto: wow, ma sei troppo forte, insegnami. Certo, tanto domani ti insegno io. No, domani devo venire ancora a casa tua. Se non sbaglio, ci siamo dati un altro appuntamento, ragazzi. Ah, se vuoi, facciamo ripetizioni. Sì, facciamo ripetizioni di Fortnite, che è molto importante. Per giocare a Fortnite. Fermi, però, ragazzi. No. Allora, ultimo round. Fatemelo vincere. Ok, no. Hai distrutto, fratello. No. Beh, bello quel colpo alla sabbia. Mi è piaciuto. No, aiuto, dove sta? No, l'altra di brutto. No. Dai, let's go, ti ho ucciso. Dai, quasi. Ragazzi, fermi tutti! Sempre operato! No! Mi blocco ogni tanto a parlare in italiano! Ho bisogno di ripetizioni in italiano. Sì, diciamo che quando fight sono lì nel momento proprio più atteso di tutto il momento, però in cui Powa mi sta per killare. Vabbè, caro, non abbiamo capito nulla di quello che vabbè, sta dicendo. Vabbè, tanto lo sapete, ormai siete abituati. Nessuno. Oddio! Ma dai, ma che cavolo, ma mi ha battuto! Senti, Powa, te lo dico, questo sarà l'ultimo fight. Cioè, in realtà, se dovessi vincere te, sarà non l'ultimo. Ma Alice ci sta osservando e noi prima ci eravamo parlati di una cosa ben precisa, no? Sì, tranquillo, darò del quindi, mio meglio pur di ucciderti. Sì, pure io, e magari ti picconerò pure in questo momento, perché qua, vedi che sto tirando fuori il tutto. Me stesso. Oh, ti ho mangiato tutto. Vabbè, diciamo che questa cosa non era nel patto. Ok. Ok, sì, invece laserata intendo dire. Ecco cos'era nel patto. Fermi, fatemi doppio edit. Fermi. Perché cacchio sei, zio? Sta curando perché ha paura, ecco lì c'è. Sotto. Sì, l'ho visto. Ma tanto mi stai copia. Vado. Dai, piccone. No. Ok, sì, ce la farò io. Riuscirò a vincere anche col piccone, Alice. Se lo fai col piccone, ti faccio una statua. Te lo dico, Alice. Riuscirò a batterlo. Non aveva costruito la piattaforma, non se ne è neanche reso conto. Sì, Alice, l'abbiamo pure vinta di piccone. Quindi le cose, iscrivetevi ovviamente, codice ferro nel negozio. Alice, comunque ci possiamo conoscere meglio, dato che sei molto carina. Ma aspetta, Powa, ma che stai dicendo?